Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Mad Max. Ragazzuoli, davvero fighissimo sto gioco, mi sta piacendo un botto. E riprendiamo l'episodio proprio da dove ci eravamo lasciati in quello precedente. Quindi dobbiamo entrare all'interno della fortezza. Se vi siete persi l'episodio precedente, come al solito li trovate tutti in descrizione. Vi basta aprirla la descrizione. Ci sono un bel po' di nemici qua, li prendo tutti a calci, a sberle. Ecco, non so se è morto comunque. Ci prendiamo questo. Aspetta, ma posso avere solo il coltello? Allora aspetta un attimo, io avevo l'ascia. Ah, ma si è distrutta forse? Non ne ho idea. Colpisci, vigliacco. Bam! Ma ho notato che lui va subito di cattiveria. Cioè si arrabbia subito Max. Comunque ragazzuoli, come al solito superiamo i 2000 mi piace. Mi pare che mi sono dimenticato di dirlo. Oh, che è qua? Tutto in fiamme in maniera assurda. Anche perché ragazzi, lasciare un mi piace per me è molto importante, perché vi fa capire se la serie appunto vi piace oppure no. Magari talvolta in tanti si chiedono perché tanti complotti sui mi piace. Almeno per quanto mi riguarda, poi non sugli altri, ma credo che sia per tutti lo stesso. Il mi piace serve appunto per comprendere se una serie deve continuare oppure no, in modo tale che tutti supportano quel video e quindi mi fate capire che una serie vi piace. Ecco, discorso con tante parole per dire un singolo concetto. Ed eccoci qua, credo di aver spento, ecco, il fuoco. Possiamo avanzare e dobbiamo ancora comprendere se il capo di questa fortezza è ancora vivo. Quindi lo scopriremo, eh. C'è gente qui che stava saccheggiando addirittura. Un po' di nemici, attenzione, ecco qua. Ucciso con coltello, no ma beccato. Allora raga, siamo in furia, quindi sfruttiamola, siamo un po' più cazzuti del solito. Quindi, bam! Fa male? Ehi, ehi, ci hai provato, amico mio. Quindi, questo messo giù, continua a colpire così, la furia è finita. Bam! Ora, spostati e diamo gli ultimi colpi. Oh, mi ha allontanato. È strano. Oh, ma tu sei ancora vivo, bam! Ecco qua, spacca mascelle. Allora, raccogliamo un'arma. Chi lo sa, magari dopo può esserci utile. Oh, forse no, lo scopriremo. Ci prendiamo ovviamente tutti questi rottami, raga. Senza rottami in sto gioco non si va da nessuna parte. Sono i soldi per acquistare potenziamenti e qualsiasi altra cosa. Allora, siamo comparsi da quest'altro lato. Mi sa che dovremmo ripulire l'intero accampamento, l'intera fortezza. Quindi siamo attenti che la situazione incomincia un po' a essere strana. E sto tizio appeso così, chi ce l'ha messo? Porca miseria, eh. Buonasera. Tutto a posto? Non lo so, proviamo a salire qua. Vai, almeno abbiamo una visione dall'alto che ci permetterà di comprendere un po' la situation. Eccoci qui. Nulla. Mi sembra però troppo strano, raga. Allora, aspettate un attimino. Provo a prendere questi. Oh, ma guarda quelli là. Allora, un attimo faccio sta cosa, eh. Non so, può scendere quello, vediamo. Pensavo avessi avuto una buona idea per rompere il ponte. E vediamo, forse ce l'ho ancora. No, senti Max, non farmi incazzare. Ecco, così. Abbiamo utilizzato un colpo, però dai, ci può stare. Arrivo o no? Devo andare io da loro? Sono anche... ma perché era una trappola, bastardi, ecco perché. Pensavo che fossero pochi educati. Lo sono, effettivamente. Però il loro intento principale era quello di tendermi una trappola. Non ci sono riusciti perché ci stiamo difendendo bene. Ecco qua, continua così. Colpisci, parati. Mamma mia raga, come mi piace il sistema di combattimento. Anche perché, se notate, è molto simile, se non quasi uguale, a quello di Batman. Non per nulla è sviluppato in entrambi i casi da Warner Bros. Forse, scusatemi, Warner Bros è solo la... come dire, la distribuzione. Non ci ho fatto caso effettivamente. Gli studi comunque sì, saranno diversi. Però in questo gioco ho notato che vengono riprese molte molte meccaniche che in pratica funzionano. Meccaniche che funzionano in altri giochi. Ad esempio un po' i punti di sincronizzazione di Assassin's Creed. In questo gioco ci sono, per dirvi, con i palloni aerostatici. Il sistema di combattimento di Batman. Poi, che ne so, l'esplorazione e un po' alcune meccaniche dell'ombra di Mordor. Quindi molte cose che funzionano in altri titoli sono state riprese qui. Ecco qua una scala. Cioè ragazzi, questa fortezza davvero è immensa. Quindi vediamo. Salgo ancora, sì. Ah, c'è dell'acqua, ragazzi, finalmente, dai. Possiamo fare un po' di rifornimento. Vai, la riempiamo tutta, taglio un po'. Ecco qui,
ce l'abbiamo fatta. Ho anche bevuto un po' quando ho tagliato. Non mi va di farvi vedere queste scene che per voi potrebbero essere noiose. Voglio farvi vedere roba figa, roba che appunto riuscirà a colpirvi. Vediamo, buonasera, qua non c'è nessun altro. Vediamo cosa c'è dentro. Parte un filmato. Wheels, wheels. Lay down your arms. Let's you and me parley instead. No more sticky tricks, Stankum. Today, we finish it. Called my bluff, Wheels. It finishes today. The total eratification of all. You, everything here. Master order this? Scrotus word? Are you playing solo? Oh, it's sanctioned. Tell me about it. On high. Ok ragazzi, per fortuna la ragazza è stata prontissima e ci ha salvati, eh. Guarda Max. Fighe ste scene, mi piacciono parecchio. E ora dobbiamo combattere, guardate quanti sono. E dai, attaccatevi gli archi. Allora raga, qua dobbiamo fare un gioco di tasti eccezionale per non farci colpire. Siamo già in furia, ottimo. Ecco qua. Parata perfetta. No, questo non l'ho visto arrivare, bastardo. Ti devasto. Anche questo, la seconda volta, non mi colpisci. Guarda quella alle spalle. Vai che li sto distruggendo tutti. Ancora alle spalle. Guarda sti vigliacchi. Peccatevi tutti sti colpi. Bam. Continua così, Max. Messi giù. Ora resta. Oh, pensavo di fare prima ad attaccare. Spostati. Non m'hai preso, vigliacco. Ecco qua. Prendiamoci il coltello da terra. Almeno proviamo così ad attaccarlo. Spostati. Sì, ce l'ho fatta. E ora tocca a me, vai! Giustiziere con coltello! Mamma mia, che esecuzione qui! Molto figo, dai, il combattimento, come detto, mi piace. Non ho parlato, anche se non c'erano dialoghi, ma quello che abbiamo visto è stato assurdo. L'ha ucciso comunque e si è preso la ragazza. Tell me why I shouldn't land a slug right between your eyes. I need your help. Let me get this straight. You come here, stranger to my domain, and risk your life to help us. Yes. Desperate. And capable. I think we can do business. Se notate, la donna non ha le gambe. Almeno una non ce l'ha, non ho notato l'altra. Però mi sa che le mancano entrambe. Quindi possiamo portare qui la nostra Magnum Opus. Quindi, raga, anche questa fortezza diventa uno dei nostri covi. Mi piace molto questa meccanica, in modo tale da avere diversi checkpoint o comunque delle basi da utilizzare a nostro favore. Talk of the big chief in Gastown. Can we trust it? Oh, these folks, they know engines, huh? And the V8 we seek. Let's hear it. They say to take the big chief, one must win a most dangerous race. Who do I see about this race? The Gastowners call him the Outcrier. Oh, he hangs out near the refinery underbelly. Ok, missione completata, raga, ma ovviamente io voglio continuare a giocare, devo capire come funzionano queste gare. Secondo me sarà molto figo. Ha una nuova missione per te nelle terre desolate, quindi vediamo un po' qual è il nostro obiettivo. Dopo un lungo, lunghissimo viaggio, ragazzi, sto in auto già da 10 minuti circa, sono finalmente diretto verso la mia nuova destinazione. E questa volta, ragazzi, è davvero Gastown, ve lo mostro subito. Infatti la prossima missione è questa qui. Non so come sia possibile che dobbiamo già addentrarci in questo luogo. Cioè, raga, è terrorizzante. Non so se ve ne rendete conto. Se ve ne rendete conto. Ed eccoci qua. Stay put.
I'm gonna look around. Don't forget, the outcrier, the race. People do forget here. Ok, Gastown. È di Scrotus la città. Peccato che lo abbiamo ucciso. Forse non tutti lo sanno. Non durerai molto da queste parti. Io mi auguro di durare un po'. Adesso, raga, vediamo quello che succede. Dobbiamo parlare con lui. Sta dormendo, lo dobbiamo anche svegliare? Fresh meat for the grinder. Straight from the unforgiving wastes. I want to join the races. You see that slate? You put your mark on it. Then I'll put you in the murder dome. You work the blood and gut circuit for a couple of years. Survive it. Make champion. Then, maybe, I can start grooming you for a shot in the races. No time, Jawbone. I need to join the races now. Okay. Maybe we can find a spot for a man of your, temperament. Hmm? Yeah. In return, for a favor. A very dangerous, possibly suicidal, favor. Eh? You see these? These are lights. But they fade. And when they fade, I fade with them. But if a man, a very desperate man, were to fetch me some new ones, you follow me, Wastelander? You want new bulbs. I want new ladies! Yeah, I want a lot of them! I asked them all! The gag baggers, the torpedoes, the noosemen, but no one would help me! You know why? Because they don't have the stones for Buzzard Country. Tell me exactly where they are. Quindi ragazzi, dovremmo cercare delle lampadine. And you'll get to the Underdoom. Mi sento un po' preso in giro effettivamente, però, eh. Ok. Bon voyage! In pratica dobbiamo stare a un suo capriccio per entrare a far parte finalmente delle corse. Abbiamo avuto a che fare quindi con il banditore. Ok, quindi guidiamo fino alla duna inferiore. You know the place called the Underdew. By my angel, I wish I didn't. How bad is it? We all dream of the Underdew, its riches. But there's a last dance with death. I'm getting the picture. Ok, loro stanno parlando, raga. Quando parlano io cerco di stare zitto, però qui in pratica mi sono un po' accappottato. Ed è stato meglio così, perché se vedete in basso a sinistra ci sono delle auto che stanno andando via. Quindi fare questa cosa mi ha un po' salvato. Metto la mappa. Dobbiamo arrivare alle dune, ma dove diavolo sono? Credo che siano addirittura qui. Quindi questa è la duna inferiore. Ci vorrà un botto per arrivarci. Quindi raga, purtroppo anche questa volta devo tagliare, dai. Eccoci ragazzi, ho raggiunto le dune. Infinite e ognuna può nascondere un tesoro. Infatti ragazzi, se notate, cioè qua non c'è nulla. Sono davvero tutte dune di sabbia. Mamma mia, è un territorio molto molto spoglio questo. Allora ragazzi, io non mi fermo qui perché comunque abbiamo un altro obiettivo. Poi si tratta di cose secondarie del gioco. Quindi per il momento preferisco soprassedere. La torre, il nero ingresso ai tunnel della perdizione. Quindi raga, ormai ci siamo, eh. Vedo dei lampioni, ma quindi qua raga, cioè prima c'erano città, c'era di tutto. E poi questa sabbia ha in pratica oscurato qualunque cosa fosse presente in giro. Quindi vediamo un po', dai. La duna inferiore quindi era un porto, ragazzi. Quanto è terribile
terribili leggende su questo posto. Ecco. E siamo arrivati. Entra nella duna inferiore. Ok. L'arpione è pronto, santo. Quindi vediamo un po'. Posso colpirlo? No. Probabilmente per arpione intende questo. Entra con il veicolo. Ah, ok, si può distruggere. Pensavo dovesse utilizzare solamente il tipo di arpione, quello lì esplosivo. Focus, we're here for the bulbs. Qui per le lampadine, raga, ma guardate che atmosfera terrorizzante a dir poco. Trova le lampadine. Ma quindi posso andare avanti con l'auto? Tieni gli occhi aperti e la bocca chiusa. Allora, lui insiste che questa sarà la nostra tomba. In verità, raga, ma porca miseria, mi sono bloccato già per la seconda volta. Lo penso anch'io. Porca miseria, mi mette ansia a sto posto. Oh cavolacci, raga, non avevo visto la trappola. Brutta, bruttissima storia. Allora fermi tutti, eh. Studiamoci un attimo il campo mentre... Oh, è che esplode tutto. Come dicevo, mentre il nostro carissimo Chum aggiusta la situazione. Ci sono un bel po' di trappole. E guardate che zona, raga. Cioè, davvero assurda. Io mi cagherei sotto a stare qua, sono sincero. Ragazzuoli, per ora io vi saluto. Lasciamo Chum che aggiusta l'auto lì e vi ricordo di superare i 2000 mi piace per un prossimo episodio. Ricordate di iscrivervi, seguitemi su Facebook e Instagram, trovate il link in descrizione e alla prossima. Ciao!